Buongiorno, buongiorno a tutti, io sono il dottor Max che vi parla da Kigamboni, Dar es Salaam, Tanzania, Africa. Oggi è una bellissima giornata, diciamo che la bella stagione, la temperatura, soprattutto l'umidità, sta un po' aumentando, quindi ogni tanto, qualche volta, attacco la climatizzazione che non amo, però qualche volta ovviamente dà sollievo. Allora, oggi è sabato e parliamo come al solito dell'oro, oro che è impazzito perché nel giro di 48 ore è passato circa dai 58 mila dollari a oltre 62, l'ho anche postato sul canale. E questo evidentemente è dovuto alla soglia critica, no? Che in un certo senso si poteva immaginare, si può immaginare, anzi non si può immaginare, esiste in tutti i settori, per qualsiasi cosa, per cui c'è un momento critico per cui l'ascesa poi non è più progressiva o la discesa non è più progressiva verso l'alto, insomma a crescere o a decrescere, ma c'è o una impennata verso l'alto oppure c'è un crollo verso il basso. Quello si chiama punto critico, no? Che è successo quando per esempio c'è un crollo della borsa, stessa cosa. Ecco, qui evidentemente col diciamo l'apertura del fronte medio orientale, si può dire così, sì, con questa ulteriore inasprimento nei rapporti tra palestinesi e lo Stato di Israele, e si è probabilmente raggiunto un momento nel quale molti grandi investitori sono ritornati di nuovo a comprare oro. Ora, come si sa, il prezzo dell'oro e la quotazione dell'oro non è legata proprio a un mercato libero, però l'importante è che abbia ripreso almeno una quotazione congrua che io ritengo essere dai 62-63 ai 64, e quello secondo me è il valore medio dell'oro. Va bene, detto questo, adesso lascio la parola a dottor Marca per la solita introduzione. Grazie, Walter. Grazie a te Max, e la tua analisi mi trova pienamente d'accordo e aggiungerei una cosa che è una ulteriore ennesima prova del fatto che quando ci sono delle crisi internazionali, dei momenti di aggiustamento delle borse, quindi i crolli o lo scoppio delle cosiddette bolle speculative che sono cicliche, quindi è già da anni che è in scadenza il prossimo crollo di borsa, però è evidente che prima o poi stia per arrivare. Ed è proprio in questi momenti che la qualità primaria, forse, dell'oro, e cioè il fatto di essere un bene rifugio, viene fuori. E i segnali li abbiamo visti in più di un'occasione, nonostante, come dicevi giustamente tu, ci sia una manipolazione. Non è un mercato che si muove in maniera naturale quello dell'oro, ma è tra virgolette pilotato. Però, nonostante tutto quello che possono fare le menti umane, il mercato comunque, quando la richiesta aumenta, in qualche modo reagisce, ed è quello che è successo adesso proprio per questa crisi nel Medio Oriente. E quindi c'è stato questo rialzo nel giro di veramente 48 ore che ha sottolineato la qualità di bene rifugio dell'oro, ma soprattutto lo ha riportato, come giustamente osservavi tu, a un valore più vicino al valore che dovrebbe giustamente avere in questo momento l'oro. E sulla base delle analisi settimanali che vengono fatte dai vari esperti, questo comunque, al di là del bene rifugio, non viene visto come l'inizio del trend rialzista. Ancora no, però è in previsione. Quindi sicuramente vale la pena di continuare nel rivolgersi all'oro come alternativa, come diversificazione e come bene rifugio soprattutto. Questa è un'esigenza che
viene percepita ma non realizzata da molti. Qui credo che oggi chi c'è in linea l'abbia già concretizzata e quindi è già una cosa positiva, ma noto sempre ancora una certa, ma non è né reticenza né difficoltà, cioè si riconosce l'importanza dell'acqua ma non la si beve, è questo l'assurdo. E la stessa cosa succede succede quando si parla di oro, perché le persone riconoscono tutto quanto ma magari chiedono sì, ma quanti interessi porta? Mi permetto di fare una divagazione adesso. I BTP valore che sono stati emessi e tanto declamati dallo Stato italiano con un rendimento del 4% che sembra una meraviglia, sono di fatto un atto di fiducia nei confronti di chi la fiducia non l'ha meritata, cioè il governo che abbiamo in Italia, e che non l'ha meritata per un motivo, perché non è un governo che... Ma non sento più nulla. Mi senti? Pronto? Mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? Andrea, credo che tu abbia un problema tu, perché io sento bene. Sì, vai tranquillo Andrea, che avrà un problema, vai. Ah, ok. Sta rientrando, vai. Benissimo. Vai. No, dicevo, sì, dicevo appunto che un governo che sta dimostrando di aver continuato la linea Draghi, quindi di essere assolutamente agli ordini, diciamo, dell'Unione Europea, per non dire di altri soggetti, ma sicuramente non ha una propria guida autonoma. Quindi l'emissione di un prestito al quale gli italiani sono andati a dare dei soldi perché tutti entusiasti di questo rendimento del 4%, è come andare da uno dei migliaia di aziende che sono partite con dei token perché il Bitcoin ha reso ricco qualcuno, sicuramente ne ha reso poveri molti di più, ma sono quelle, chiamiamole, speculazioni che possono rendere ricchi, e dare soldi lì, o lo si fa con la consapevolezza che c'è il rischio di perdere tutto, ma a fronte del rischio di uscire in tempo, quindi fare anche un guadagno importante, con i BTP valore si ha la certezza che il massimo che si può ottenere è questo 4%, 4, ma la certezza che manca è quella della affidabilità del governo dello Stato italiano, perché oramai ha perso la propria sovranità. Su questo ragionamento vedo che non tutti seguono, ci sono persone, io sono ottimista, ma ci sono persone probabilmente molto più ottimiste di me che continuano a dare fiducia al governo, alla sovranità nazionale che oramai non esiste più, e quindi va avanti così. Noi quello che facciamo in questi incontri, ma che faccio anch'io parlando con la gente, è cercare di dare un'informazione più ampia. Poi la scelta la deve fare ognuno per sé, ma l'opportunità che vedo con Ovesta è che per conto mio va seguita, e lo sto facendo dal 2013 e con molta soddisfazione, è proprio il fatto di avvicinarsi a questo mondo, che lo si faccia con un piano di accumulo, di risparmio, che nel tempo garantisce anche una certa stabilità nella crescita dei prezzi e non soggetto a troppe oscillazioni, ma oppure un acquisto unico per una diversificazione, per mettere al riparo da eventi non prevedibili una parte del proprio patrimonio,
comunque è una cosa che consiglio e mi sento di consigliare a chiunque. La diversificazione è un principio fondamentale, cardine, di una corretta gestione del proprio patrimonio. Quello che facciamo noi è far presente che nella diversificazione dovrebbe necessariamente, quasi obbligatoriamente, far parte anche l'oro. Lo si può fare con chi si vuole, l'importante è averlo. La soluzione che io trovo ottimale è quella che viene proposta da Ovest. Sarà sicuramente un po' più cara rispetto ad alcune altre realtà che fanno una cosa simile, ma ci sono i motivi e quindi per me il consiglio rimane questo: fatelo, se non lo volete fare con Ovesta, fatelo con chi volete, ma mettetevi al riparo perlomeno una parte del vostro patrimonio con l'oro. Ecco, dopodiché, se ci sono domande, volentieri sono a disposizione, altrimenti ripasso la parola a Max. Max, a te. C'è nessuno che vuol fare domande anche magari insomma sì, grazie, grazie. Cioè, magari ecco, se anche domande come sempre, no? A 360 gradi, perché si può parlare sempre, ormai abbiamo già detto tutto e di più sull'oro, per quello che mi riguarda, insomma, ci sono sempre, io penso che c'è un documento che vi potrei leggere, no? Perché sono sempre alla ricerca di cose, è un documento pronto, mi sentite, vero? Sì, Pronto, sì. mi sentite? Mi sentite? Walter, mi senti? Sì. Sì, ti Ah, sento bene. ecco, no, dicevo, ci sono sempre cose da leggere, posso leggere un documento di un giornalista che si chiama Matteo, un giornalista che si chiama Matthew Pippenburg, che è un ragazzo che ho seguito qualche volta, piuttosto preparato, eccetera. Lui dice che ovviamente fa tutta un'analisi relativa al quantity easing e si chiede anche perché e come mai l'inflazione ufficialmente sia ancora così bassa, perché si sa bene che quando si stampa un sacco di soldi poi dopo si fa partire l'inflazione. Quindi anche su quel versante lì ci sono delle cose evidentemente che noi non sappiamo, che loro riescono in un certo senso a intervenire per tenere l'inflazione, diciamo, sotto controllo per certi aspetti. E lui fa tutta questa analisi, tutti questi discorsi, però tanto, insomma, dice in 5-6 pagine quello che vi ho appena detto io in 30 secondi. Però per dire, ci sono sempre cose che ovviamente devono essere, quello che volevo dire, magari fare un piccolo commento sul discorso lì di Israele, perché io ho vissuto 20 anni in una comunità ebraica, non completamente ovviamente, non era un ghetto ebraico, però Grayneck, che è una città, una cittadina benestante di circa, Grayneck credo che abbia intorno ai 25, 20, 25 mila abitanti, tutti molto ricchi, tutta gente che lavora nella Manhattan o nell'oro o a Wall Street, insomma, tutta gente benestante, liberi professionisti, eccetera, ne conosci molto, ho avuto l'attività lì per tanti anni e li conosco abbastanza bene. Posso dirvi che ci sono vari varie tipologie di soggetti che si considerano ebrei o che, tra virgolette, seguono la religione ebraica. Io ho scritto e ho presentato anche la teologia, sono molto vari, anche nella stessa interpretazione della fede, che cosa vuol dire essere ebrei oggi.
alcuni dal punto di vista caratteriale di business, posso dire che alcuni sono molto facili da lavorare con loro perché sono dei super professionisti, diciamo così, piuttosto quadrati, piuttosto molto educati. Quando dico educato in America si intende dire dal punto di vista scolastico, eh? Il termine ben educato da noi ovviamente ha una valenza soprattutto nelle maniere, no? Che uno ha. Quello lì è una persona educata nel quel senso, di buone maniere. Invece in America education vuol dire soltanto linea di massima, vuol dire studio, il corso di studi che il soggetto ha fatto. E quindi in linea di massima si riesce con loro, cioè con l'ebreo, americano ben educato, che quindi gira al mondo, in linea di massima ama l'Italia, quando può ci va spesso perché l'Italia è comunque nel Mediterraneo e quindi gli fa venire in mente Israele, no? Ed è molto abbastanza facile, è stato abbastanza facile per me creare con loro un certo tipo di rapporto. È stato invece evidentemente più difficile man mano che te hai a che fare con persone ortodosse, perché lì ovviamente gli ebrei sono appunto di fede ortodossa, quelli che hanno tutti i boccoli, no? Tutti i riccioli, tutte queste cose qui, e allora con loro praticamente non c'è quasi nessun tipo di rapporto, perché loro non ti salutano nemmeno, magari non è che non salutano perché non ti salutano, perché loro non ti salutano, per loro per di più se non sei neanche americano. E ti incontri a quelle scale, in linea di massima, l'americano, una persona che ti saluta anche se non ti conosce, se vede che vivi nello stesso condominio, sono molto più educati, secondo me, di noi. E quindi quando, per esempio, noi siamo entrati, che abbiamo comprato, l'appartamento, la proprietà lì vicino all'attività che avevamo, in linea di massima, con gli americani riesci a stare subito un certo tipo di rapporto, con gli ebrei ortodossi, quelli con si chiamano, c'hanno un nome, adesso lo dico, è molto più difficile, quindi è molto varia questa cosa qui, però sicuramente non gli toccare Israele perché vanno tutti, non si riesce a parlare di niente con loro, ecco, lo dico apposta perché volevo arrivare al punto, quindi è inutile stargli lì a contestargli la politica di Netanyahu, la politica di quello, la politica di quello, perché diventano subito paranoici e non c'è verso di fargli capire cosa. Rarissimamente capita uno che ha un atteggiamento molto più onesto, di critica onesta. Io non sono né filo israeliano né filo palestinese, però è evidente, la comunità internazionale ha battagliato per oltre 50 anni per arrivare a eliminare l'apartheid nel Sudafrica e qui c'è l'apartheid dei palestinesi nella loro terra, a Gaza, e nessuno dice niente. Pochissimi prendono una posizione non di critica, critica è un fatto, ecco, si accetta la comunità internazionale è un fatto e ci si deve chiedere perché. E io mi sono chiesto diverse volte, forse il perché, e l'ho scoperto poche settimane fa. Perché? Perché probabilmente è stato pubblicato su una rivista scientifica, su una rivista, scusate, una rivista che si chiama, vediamo se l'ho messa qui, l'ho messa di qua, che si chiama, è stata pubblicata, vediamo un attimo perché ho 500 cartelle sulla scrivania, allora dovrebbe essere questa qui da leggere o questa qui, su una rivista settimanale che si chiamava, di pubblicazione settimanale di cose ebraiche, che inizialmente si chiamava Nails Niles Weekly Register, che era questo signore americano che a un certo punto aveva pubblicato, ha iniziato come editore a pubblicare questa rivista ebraica. Ogni settimana lui pubblicava questa rivista. Questa rivista è andata avanti dagli anni, mi sembra, dal 1800, 80, quegli anni lì, fino al dopoguerra, forse è pubblicata ancora adesso. Adesso si chiama Weekly Register. Sono
insomma, andando a facendo le mie letture, ho trovato un riferimento che dice in maniera molto chiara che nel 1829 questa rivista ha pubblicato una citazione di un altro giornale secondo la quale i Rothschild, sapete, no, i grandi banchieri, avrebbero comprato la Palestina. Io non lo so come l'hanno fatta, perché la citazione era molto generica, non hanno, però io poi nel corso delle mie ricerche eccetera eccetera, io me lo sono chiesto tante volte come mai è diventata una cosa così intoccabile, un tabù. Si può parlare di tutto, si può parlare di sesso, di gender, di transgender, di tutto quello che vi potete immaginare, meno che parlare di quel problema. Quindi io credo che, siccome quando io l'ho presentata nella trilogia, no? L'ho presentato il movimento zionista per la nascita, la creazione della terra promessa di Hertz, tutte cose già presentate, la dichiarazione di Darfur, che è una frode. Io sono stato l'unica terra al mondo che ha, tra virgolette, dimostrato che questa famosa dichiarazione di Balfour, che concedeva, attraverso la quale la corona inglese concedeva l'autorizzazione di creare lo Stato di Israele, che non aveva nessuna giurisprudenza per farlo, perché era un protettorato inglese e basta, è tutta una cosa finta. È tutta una cosa, perché probabilmente questo Balfour, che era un politico iniziato britannico, ebbe degli incontri con Rothschild e fecero questa dichiarazione. Questo è dimostrato da documenti storici. E quindi a questo punto, come sempre, metti le cose uno più uno più uno, le metti tutte insieme. Se hai tre indicazioni, probabilmente a questa domanda che dicevo prima c'è una risposta. Ma c'è anche una cosa curiosa: che quando hanno deciso di dare un nome, non l'hanno chiamato Israele, o Israele, l'Italia si chiama Italia, la Germania si chiama la Germania, ma no, l'hanno chiamato lo Stato di Israele. Andate a vedere i documenti ufficiali, risulta che si chiama lo Stato di Israele, e questo richiama un pochino la maniera con la quale vengono chiamati gli stati negli Stati Uniti. Perché si chiamano Stati Uniti? Perché è un'unione di stati, quindi c'è lo Stato di New York e poi c'è il New York State, che non ha niente a che fare con lo Stato di New York, capito? Sono ogni stato, fra l'altro, parentesi, in America ha due entità: uno è lo Stato di New York, che risponde a certi soggetti, l'altro è il New York State, che non ha niente a che fare, cambiando il nome, è un'entità completamente diversa dallo Stato di New York. Quindi in questo caso hanno creato lo Stato di Israele, utilizzando la stessa metodologia che hanno che si usa per gli Stati Uniti. Che tra parentesi, per farvi, per dimostrarvi come sempre le cose sono sempre più complicate da quello che si crede usualmente. Quindi io credo che sicuramente ci siano degli interessi, direi proprio dal punto di vista più che di interessi strategici, militari, interessi economici, degli interessi affettivi, che questa grande famiglia, questi grandi banchieri, che voi potete leggere tutti i documenti del mondo, si sa che sono i più grandi banchieri al mondo, ma non risultano da nessuna parte, a parte in dichiarazioni di singoli soggetti molto estemporanee, perché come gli sciiti ti chiudono la trasmissione. Diego mi ha mandato un video recentemente di un canale italiano nel quale il conduttore stava intervistando un
ospite, dice no, no, qui in questa trasmissione si può parlare liberamente, non ci sono problemi, dica quello che vuole. A un certo punto, dopo 2 o 3 minuti di trasmissione, 4 minuti, quindi dopo poco, questo menziona i Roccia e la trasmissione finisce. Vedete come è fatto il sistema? Si è fatto così, che alcune cose non si possono nemmeno citare, nemmeno menzionare. Io mi aspetto che tra poco mi blocchino il canale a me, soprattutto il canale di YouTube, perché ho visto ultimamente che hanno stretto molto e probabilmente chiuderanno, limiteranno molto gli interventi anche di Telegram, perché tanto ora con l'intelligenza artificiale non hanno nemmeno più bisogno che ci sia una segnalazione, no? Capite? Le segnalazioni ti bloccano perché c'è qualcuno che ti segnala, che mi hanno segnalato anche me, nei miei interventi, questi qui che faccio, mi hanno segnalato anche me, mi hanno bloccato Telegram per un mese, lo sapevate, per lo dico adesso, non ci do tanto peso a queste cose, mi hanno bloccato, non posso più mandare comunicazioni singole a persone che hanno sottoscritto con me, perché qualcuno di loro mi ha segnalato la direzione come spam. Ma allora che vi siete iscritti a fare? Vedete com'è complicato oggi parlare e cercare di parlare liberamente. Lo sarà sempre di più, perché dopo anche Telegram o YouTube, che già lo sta facendo, utilizzeranno l'intelligenza artificiale, e come pronunci certe parole, certi nomi, ti bloccano immediatamente, bloccheranno immediatamente. Quindi godiamoci questi ultimi mesi probabilmente di interventi liberi, perché poi non ci saranno più, almeno nel vostro mondo, quel mondo lì che stanno creando dell'uomo Dio. Qua magari, come contiamo con la Tanzania, l'Africa conta poco, pochissimo, magari ci lasceranno parlare, tanto chi se ne frega. Cosa volete che, è come nei miei interventi, quanti siamo oggi? 7. Chi se ne frega. E la tecnica che usano è sempre la stessa, cioè dell'ignorarti, ti ignorano. Infatti, come vedete, non mi intervista con nessuno, ma io non lo dico come lamentela. Lo sapevo già prima, lo dico come dato di fatto. E questo vi deve far riflettere quando magari ascoltate tante persone che sono sempre lì a parlare, vi dovete chiedere: ma come mai questo che è sempre qui a parlare? Come, per quale ragione questo parla sempre e altri non hanno la possibilità di parlare? In un sistema democratico, anche statisticamente parlando, qualcuno mi doveva chiamare per fare certi interventi. Io sono stato l'unico che ha parlato in maniera piuttosto organica del nuovo ordine mondiale. Ci siamo dentro fino alla testa, però si fa parlare. Mazzucco ha fatto un intervento molto critico, ora anche ingrassato sta diventando, contro i giornalisti. Attenti bene, proprio lui che fa un lavoro giornalistico senza esserlo, poteva essere querelato dall'ordine dei giornalisti centinaia di volte nel corso di questi 4, 5, 6 anni che egli non l'hanno mai fatto. Vi dovreste chiedere perché. Io rischio sistematicamente di avere querele. Sapete perché non me le fanno? Perché la giurisprudenza italiana non può fare niente contro di me. Io non sono mica in Italia, non sono mica residente in Italia. Cosa volete che fanno? Fanno una rogativa nazionale, una rogativa di quelle come se fossi un delinquente, che no, non possono fare. E quindi non mi fanno niente. Mi ignorano. Torniamo al discorso oro, per cortesia. Però vi dico queste cose perché sono di, posso dire, secondo me anche abbastanza importanti, ecco, non trovate tante persone che possono fare delle analisi sulla comunicazione, no? Esistente, perché controllano già tutti quelli che vedete sistematicamente,
sia che siano sulla Rai, Canale 5, Italia 1, quel che c'è adesso, Monte Carlo, non so neanche più le comunicazioni. Se sono lì, vuol dire che sono autorizzati a parlare, anche quando criticano, perché se no non sarebbero lì. Se fossero veramente indipendenti, non li farebbe parlare nessuno. Domande? Pavasti, buongiorno, sei sparita, cosa ti è successo? Erika, ciao. Buongiorno. Va bene, io allora... Ciao, buongiorno. Allora, dunque, se non avete domande, vi aggiorno un attimino, ho già parlato dell'oro, quindi probabilmente ritornerai ai valori normali. Mi dispiace perché c'era due o tre persone che volevano sottoscrivere. Gli avevo suggerito di farlo la scorsa settimana quando era ancora a 58-59, insomma era quella data lì, e non hanno voluto fare niente, pazienza. Caterina, buongiorno. Ecco, c'è anche Caterina, che ho conosciuto giovedì quando ho fatto un intervento su Destinazione Estero, invitato da Flavio. L'intervento è andato bene, lo ripeteremo quando ritorno, perché adesso vi dico tutto. Sintesi, sono in partenza per l'Europa e a fine mese lo rifaremo, e faremo anche la registrazione, quindi non l'ho potuta postare perché l'intervento non è stato registrato, anche se poi ho detto sempre le stesse cose, perché ormai sul piano B e il piano C anche lì l'appuntamento diventerà bisettimanale a partire da quando rientro, vi manderò poi gli interventi, mentre questo qui sull'oro rimarrà settimanale, ogni settimana vengono fuori notizie, quindi è giusto mantenere un impegno, diciamo così, settimanale di informazione, perché noi trattiamo anche questo argomento qui, credo, in maniera abbastanza diversa, no? Rispetto a quello che tratterebbe un altro. E vabbè, comunque, per quello che mi riguarda, io sono contento degli interventi, anche del feedback, tutto sommato, che ho ricevuto. Tenete presente che la prossima settimana, martedì, partirò per andare a Monaco, dove il 19 e 20, un giorno e mezzo, ci sarà questo incontro con questi promotori di Ovesta che sono stati selezionati, i primi 20 al mondo, tra i quali ci sono cascato, non so come, anch'io. Considerando come siamo partiti con Walter, siamo partiti da zero, semplicemente con un po' di buona volontà circa ormai 3 anni fa, e quindi benissimo. Poi dopo da lì vado in Italia a trovare la famiglia, e poi il 27 rientrerò, quindi non so se sarò in grado di fare l'intervento la prossima settimana. Il 21 arriverò proprio il 21 a Lucca, non lo so se sarò in viaggio, praticamente sarò ancora in viaggio, perché quello che è successo è che naturalmente non potrò utilizzare il treno da Monaco, arrivare almeno a Firenze, Bologna-Firenze, perché c'è sciopero. E quindi ho cercato di comprare un biglietto con un servizio ferroviario da Monaco, devo andare prima a Torino, poi da Torino vado a Firenze, da Firenze poi arrivo a Lucca, quindi ci vuole, non so se sono 20 o 21 ore di viaggio, tra l'altro, e poi ho cercato di acquistare questo biglietto con due carte di credito, non hanno funzionato nessuna di due, perché non sono, evidentemente le carte di credito funzionano, però questa azienda non è abilitata, non mi ha accettato il pagamento, quindi io spero all'ultimo momento, quando arrivo lì, spero che ci siano ancora posti disponibili su questo benedetto pullman per poter arrivare in Italia, perché i voli aerei sono complicatissimi, carissimi e complicatissimi, e quindi li ho abbandonati. C'è da sperare che o non ci sia lo sciopero o che vada tutto bene, in qualche maniera arrivo in Italia a Lucca. Ma questa è l'Italia, questa è l'Italia. Voi ora ci siete da tanti anni, non ve ne accorgete più, ma in Italia non funziona niente. Ma voi pensate che il sistema
tanzaniano sia molto peggiore del sistema italiano. No, 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 assolutamente. È quasi la stessa cosa, io non vedo grandi differenze, soprattutto se si considera magari lo stile di vita di una città piccola, piccolina, un paesino meridionale, è la stessa cosa, non vedo grandi differenze io, assolutamente. Se entrate in un ufficio del catasto di un paesino sperduto della Sicilia, con tutto rispetto, non è organizzato meglio dell'ufficio del catasto di Dar es Salaam. Forse a livello dell'ufficio del catasto di Zanzibar, dove è tutto una grande confusione, sì. Ma grosso modo i tempi sono quelli. Domande? Allora, se non avete domande, vi dico brevemente quello su quale sto lavorando in questo momento, perché è collegato ovviamente alla moneta, alle banche, al sistema finanziario, alle monete, all'introduzione delle monete digitali, e quindi è inerente, meno male, al discorso anche dell'oro, eccetera, eccetera. Allora, sto leggendo due libri. Uno è sulla BIS, che è la banca delle banche a Basilea, la banca dei regolamenti internazionali, fondata nel 1930 da Morgenthau Norman, presidente della banca centrale inglese, della Bank of London, controllata, fondata e controllata dai Rothschild, sia quella lì che quella di Parigi, da sempre nella storia, si sa, sono controllate da loro, ma poi ormai le controllano quasi direttamente o indirettamente. Vabbè, e da Schalman Schacht, direttore anche della banca tedesca per tanti anni, ministro dell'interno, e che è uno appunto dei sette cospiratori del secondo libricino che ho scoperto, che si chiama Sequela all'Apocalisse, in cui si presenta la storia di questi sette cospiratori che ho chiamato sette cavalieri dell'Apocalisse, per il dominio del mondo. E come Wall Street ha inconsciamente, involontariamente finanziato sia questa azienda tedesca che si chiama Bayer, IG Farben si chiamava all'epoca, con tutte le varie succursali del mondo, perché era già la terza o la quarta potenza economica mondiale, con sedi praticamente in tutto il mondo. E ha finanziato Hitler, perché Wall Street a un certo punto ha ricominciato a mandare soldi all'imprenditoria tedesca, perché dopo la fine della prima guerra mondiale l'economia doveva ripartire, se no non avrebbero mai potuto pagare le riparazioni di guerra, e questi soldi sono finiti in infrastrutture che poi bene o male sono state sfruttate da Hitler quando nel 1933 ha preso il potere. Per mediare la diatriba sui risarcimenti dovuti dalla Germania, principalmente alla Francia, però a tutti gli alleati, si parla di cifre esorbitanti, 130-135 milioni di dollari in oro all'epoca, vi potete immaginare quanti bilioni sono adesso. È evidente che la Germania ha pezzi dopo la perdita della prima guerra mondiale, non avrebbe mai potuto pagare una cifra del genere. Quindi si pensò di costituire questa sovrastruttura bancaria che avesse anche la funzione di fare da mediatore politico-economico tra la Germania sconfitta e gli alleati. Questa fu costituita nel 1930, quindi partì tutta questa discussione, che era già partita precedentemente, no? Poi era finita nel 18, e quindi si trascinava
questa cosa fu consigliata a questa banca, piano piano questa più un'azienda di consulenza, diciamo così, bancaria, finanziaria, all'inizio con questo, anche con questo spirito. Una delle funzioni però altrettanto importanti, si volle creare a livello bancario una struttura completamente distaccata dalla politica e dal sistema finanziario esistente, cioè una vera e propria sovrastruttura con poteri illimitati, nel senso che non doveva rendere poi conto a nessuno, e infatti fu costituita come trust. Sia la BIS è tuttora costituita come trust, così come trust della comunità europea. I tecnocrati che siedono nella commissione, nelle varie commissioni che sono la comunità europea, hanno passaporto diplomatico, lo sapevate? E non rendono conto a nessuno. Ma lo sapete, vi dico anche una cosa buffa. Io ho avuto un passaporto diplomatico, l'ultimo visto che ho avuto un passaporto diplomatico perché ero fidanzato di una signora peruviana che lavorava alle Nazioni Unite, quindi per diritto hanno fatto questa legge, ho ottenuto un passaporto, mi è parso il vero, io non me ne sono mai approfittato, però io posso ancora, io sono per l'America, sono ancora un diplomatico, ti ho detto in due parole, perché il mio ultimo passaporto è stato quello lì. Quindi sono un intoccabile anch'io, volendo. Questa lo dico come battuta. Quindi, cosa si è parlavo della BIS. Quindi, si costituisce questa BIS con poteri quasi assoluti di gestire e di fare tutto quello che questi funzionari, no? All'interno, selezionati per lavorare all'interno, molti di provenienza bancaria, tecnica bancaria, eccetera, eccetera. Sono molto super, super riservate, super affidabili, per gestire anche le transazioni tra banche, perché anche lì si doveva in un certo senso cominciare a far sparire dei soldi. Le cosiddette varie isole felici in cui si possono adesso trasferire soldi, in cui non c'è, tipo Virgin Island, l'isola di Jersey, tutti questi posti qui non esistevano praticamente ancora, non erano ancora molto diciamo conosciuti, e quindi si creò questa BIS anche per gestire transazioni a livello bancario che non dovevano poi essere transazioni normali, lecite, legali, e quindi si costituì anche questa sovrastruttura con questo spirito, tant'è che gran parte dei soldi che furono poi nel 39, scusate, nel 43, 44, 45, quando la Germania era abbastanza chiaro che avrebbe perso la guerra, i grandi imprenditori e i grandi personaggi che caratterizzarono a livello politico, economico e finanziario il Terzo Reich, bussarono alla porta della BIS, che è in Svizzera, e trasferirono tutto in Svizzera, in parte nella BIS, indirettamente poi loro andò a fine alla BIS, è spiegato tutto in questo report, e principalmente andò nelle varie banche svizzere, tant'è che nel giugno del 40, quando l'America entrò in guerra, decise di confiscare le azioni delle aziende collegate alle Farben, perché venne fuori chiaramente che dietro la Seconda Guerra Mondiale non c'era il Terzo Reich e Hitler, ma c'era la cospirazione di questi sette soggetti che utilizzarono lo Stato e crearono Hitler, finalizzando le guerre all'ottenimento dell'apertura di nuovi mercati, l'acquisizione per 2 lire ovviamente di tutte le varie aziende che potevano essere, diciamo, collegate, no? Perché loro gestivano plastica, gestivano olio, gestivano, poi piano piano questa azienda
diciamo, si ramificò e fu talmente estesa da diventare uno stato nello stato, come lo chiama questo autore, che ha fatto poi tutta questa ricerca, che si chiama MacLeish, un nome del genere, lo posso anche dire. È uno scozzese che lavorava per l'intelligence britannica, che fece questo studio sulla E.G. Farben. Quindi queste aziende vengono bloccate e rimangono lì, no, per tutto un lungo periodo, fino al 58-60, quando vengono sbloccate per intervento del governo svizzero, vengono liquidate. Vengono comprate dalla USB, che adesso era già la più grossa banca svizzera, bene? Quella che recentemente ha assorbito la Credit Suisse, che è fallita, abbiamo parlato già diverse volte in passato, e che piano piano ha acquistato queste quote grazie all'asset di queste di tutto questo asset, è diventata la più grande azienda svizzera. Quindi automaticamente dalla E.G. Farben, ascoltate bene, passando attraverso la E.G. Chemie, che fu la holding costituita a Basilea, sempre a Basilea, probabilmente, ascoltate che ho scoperto io, nello stesso stabile della BIS. Il collegamento è evidente tra Farben e BIS, l'ufficio della holding era probabilmente sicuramente nella stessa città. Se voi digitate su Google IG Chemie, indirizzo, address, in Basel, in Basilea, vi viene fuori la BIS. Ce l'ho ora, è scritto faccio vedere lo screenshot, lo metterò in questo report sul quale sto lavorando. Max, poi, scusami, perdonami, ma mi è apparso una dicitura che mi dice che questo è un canale privato, devo chiudere. Che faccio? Fai la sottoscrizione al mio canale e non avrai più problemi. Cioè, che devo fare? Devi iscriverti, vai su destinazione Tanzania e ti iscrivi. La apri, ci clicchi sopra e credo che sulla destra ti compaia la dicitura iscriviti. Non lo so, bene, poi ne parliamo dopo, casomai. Caterina. Vabbè, grazie, scusami, perché poi non sapevo se dovevo chiudere o no. Potrai sentire la registrazione, la carico sui due canali, quindi non ti preoccupare, va bene? Mi dispiace. Okay, ecco, grazie. Quindi, IG Chemie, ovviamente si passa attraverso il Terzo Reich e le SS, costituiscono poi la Interhandel, che è un'altra azienda creata ad hoc per confondere tutte le cose. Questa Interhandel apre la questione per recuperare le azioni di questa GAF e di altre aziende americane che le erano state bloccate appunto dal governo americano durante la guerra. Dopo una battaglia che va avanti circa 15-20 anni, riescono a recuperare queste azioni che finiscono nella UBS. Quindi, a oggi la UBS è la banca delle banche, la banca potente al mondo, e lo è diventata anche grazie alle relazioni che hanno potuto instaurare come mediatori, perché il mediatore prende la firma, sapete, no? Tra il governo tedesco, gli alleati, quando hanno dovuto ridiscutere le sanzioni, e mano a mano tra tutte le banche che piano piano entravano nella BIS, perché poi tutte le banche nazionali, sono le principali 10, sono poi entrate nella BIS, sono presentate, mentre le banche americane, la Federal Reserve non volle comprare quote, ma dette autorizzazione alla Federal Reserve di New York ed altre due banche di New York, come banche commerciali private, di far parte di questo circolo esclusivo, che piano piano nel corso degli anni è aumentato, è diventato sempre più importante, e che oggi è il think tank delle monete digitali, che sono state pensate lì. Io pensavo che fossero state pensate in America, dalla Federal Reserve. No, l'America è un'altra, in un certo senso, in questo momento, la Federal Reserve è un'altra succursale molto importante di una banca centrale
neanche tanto importante, perché adesso come asset le banche cinesi e quelle in parte anche giapponesi sono molto più importanti della Federal Reserve, per esempio, come asset, come giro di lavoro. Quindi, cosa vi volevo dire? Vi devo dire che, come vedete, tutti questi grandi organizzazioni, no? Come l'organizzazione della EF o come anche altre, eccetto l'ONU, che rimane per il momento a New York, in un terreno costruito in un terreno donato dai Rockefeller. Mi fa ridere sentire una cosa così, sentire che uno come Rockefeller ti dà gratis sul terreno senza chiederti niente in cambio, è una cosa ridicola, capite? Va bene. E quindi sono tutte in Svizzera. Il World Economic Forum è a Losanna. Tutti i grandi impegni in cui gli eventi sono quasi tutti in Svizzera, ma dobbiamo chiederci perché la Svizzera mantiene una certa neutralità, la neutralità principale, cioè il motivo principale per cui la Svizzera ha poi goduto di questi 70-80 anni di neutralità, lo sapete a che cosa è dovuto? Perché? Io mi sono chiesto, ma perché Hitler non ha invaso la Svizzera? Dove sono tutti i soldi, non ci va? La prima cosa che doveva fare è invadere la Svizzera, come mai non l'ha invasa? Perché la Svizzera era neutrale? No. Era un paese come un altro. La neutralità le è venuta dopo. E l'hanno creato dopo il sistema bancario segreto svizzero. Non esisteva mica prima. Non lo sapevate queste cose. Quindi si deve chiedere perché. C'è nessuno che può provare a indovinare perché Hitler non ha invaso la Svizzera. Che era stato finanziato anche, insomma, tutti i soldi venivano anche da lì. Presumo sia questa la risposta, o parte della risposta. Andrea, ti devo dire ni. Mentre costituirono un partito nazista molto potente, mi sembra di ricordare a Losanna, e vedevano di buon occhio Hitler, non gli mandarono tanti soldi in quel particolare momento. No, i soldi arrivarono da grandi imprenditori tedeschi che ne avevano tantissimi, investiti in particolare nel mondo, quindi valuta pregiata, non in macchine. Gli arrivarono indirettamente da loro, cioè non dalle banche tedesche, ma arrivarono dall'estero, principalmente dall'America, in particolare da Wall Street. C'è qualcuno che può provare? Ma ve l'ho già detto io. Ve l'ho detto io. Perché la BIS era Basilea. La BIS, che era a braccetto col Terzo Reich, e von Schröder, il banchiere più famoso del Terzo Reich, era nel consiglio di amministrazione della BIS. Che fanno? Si danno la zappa sui piedi, dopo dove lo mandano tutto l'oro e tutto quello che sequestrano con la guerra? Dove lo mettono? Che non lo possono mica dove lo mettono, ma hanno bisogno di un posto in Europa sicuro dove poter mettere le cose, i vari, insomma, tutto l'oro che rubavano in Cecoslovacchia e hanno ripulito tutto, no? Che volete? C'è tutta la storia di come hanno acquisito l'oro rubato a Praga, nella Cecoslovacchia, interna alla Cecoslovacchia, ma anche quello depositato alla Federal Reserve e a Londra, grazie all'autorizzazione, al consenso, al tacito assenso, si dice, del direttore Norma della Banca di Londra, che doveva rappresentare, in quel momento rappresentava gli alleati e doveva bloccare questa operazione. È chiaro, no? Che fai? Autorizzi un'operazione per il nemico? A favore del nemico? Eppure
hanno protestato ma non hanno detto niente, perché in quel momento Morgan, no, Norma era intoccabile, ma lui lavorava per la corona, faceva parte dell'inner circle della regina d'Inghilterra, un circolo privy circle si chiama, di cui facevano parte pochissime persone all'epoca. Per entrare dovevi proprio essere, Justice Mullins ne ha parlato tante volte. Nonostante lui fosse all'interno di quel circolo lì, fece gli interessi come cofondatore con Charles Mashaq della BIS, degli interessi finanziari della BIS. Quindi tutti questi soldi, per rispondervi alla domanda, non fu toccata la Svizzera, perché nella Svizzera c'era Basilea. Invadere la Svizzera ovviamente significava perdere la zona franca dove poter portare tutti i soldi graziati nei vari paesi dal Terzo Reich, e ne hanno acciuffati tanti, tanti, perché se quello che dice questi autori qui, i numeri sono veri, si parla di non di decine di tonnellate, di migliaia di tonnellate d'oro. E dove sono rimasti quest'oro? Com'è costituita questa BIS, come trust? Secondo voi l'oro dov'è ancora? Quindi qual è la banca più ricca al mondo, secondo voi? La risposta è ovvia. Avete per caso delle domande in base a quello che ho detto? Non vi voglio tediare troppo, perché questi argomenti, seppur credo interessanti, magari non interessano tutti. Ecco, quindi ve lo dico anche per finire l'orettina, no? Perché domande non ne avete, vi devo dire qualche cosa. Avete per caso delle domande? Se no si chiude qua oggi. Tanto vi ho già detto abbastanza. Il caso si è quindi risolto della Interhandel, che poi era praticamente l'azienda svizzera di proprietà della IG Farbe, ovviamente dopo una battaglia di 15-20 anni a favore contro il Dipartimento di Stato americano, e non è stato facile, però ci sono riusciti. Hanno vinto la causa alla fine, e l'OPS ha comprato circa il 50% delle quote azionarie prima della risoluzione della causa, quindi a prezzo molto basso, perché è evidente che erano quasi a prezzo zero, no? Un'azienda che è quasi in liquidazione a valore prezzo zero. Però dopo naturalmente hanno finito l'opera nel 67, tutte le azioni sono entrate a far parte dell'OBS grazie al direttore, che si chiamava, mi sembra, Chef, che poi mi sembra di ricordare, è diventato anche direttore generale della Deutsche Bank. Quindi, come vedete, quello lì è un circolo molto 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 ristretto a questi livelli, in cui si conoscono tutti, un po' più un po' meno, poi siedono per un paio d'anni del consiglio di amministrazione della BIS, della Deutsche Bank, della Swiss Bank, praticamente poi diventa un circolo nel quale decidono praticamente il bello e il cattivo tempo un po' per tutti. Domande? Direi che si tratta dello stesso circolo della JP Morgan, nel quale ci sono i vari Monti, Draghi e via dicendo, che conosciamo bene e sappiamo bene che politica hanno perseguito. Sì, ti ringrazio del commento, perché in effetti la stessa comunità europea
è una emanazione, se si vuole, della BIS, perché sono infatti entrambe costituite come trust. E quando si dovette, spiegato nel libro, poi farò un breve sintesi, che quando si dovette costituire la Comunità Europea, si attinse molto ovviamente dai funzionari della BIS, perché erano già all'epoca i funzionari migliori al mondo a livello bancario, perché sono quelli che fanno consulenza alle banche centrali del mondo, tutte, Brinks incluse. E quindi poi uno degli ultimi presidenti divenne presidente, infatti, della Comunità Europea, uno degli ultimi presidenti della BIS passò alla Comunità Europea, un altro funzionario diventò direttore presidente del Fondo Monetario Internazionale, e a quel livello lì, grosso modo, sì, Walter, sono grosso modo, insomma, sia che capite, sia che siano banchieri americani, non so se la nazionalità non conta nulla, esiste una finanza internazionale, una lobby internazionale a livello finanziario in cui si conoscono tutti e in cui hanno tutti rapporti molto cordiali. È inutile che vi dica che la gran parte di loro sono iniziati. E quando dico iniziati, dico tutti iniziati, anche quelli lì sono iniziati, quelli che vanno in chiesa e pregano. Benissimo, grazie Walter dell'aiuto. E io vado, ve l'ho detto, parto la prossima settimana, e quindi se c'è notizie, comunque il telefono ce l'ho a disposizione e mi potete sicuramente contattare. Se non ci sono altre domande, chiuderei qua. Va bene, benissimo. Allora io vi auguro un buon fine settimana, ci riaggiorniamo alla prossima. Ciao, grazie. Grazie. Ciao, ciao. Buon fine settimana anche da parte mia.